Non ce la faccio a copiare l'intro del vostro caro Dexter, però se vedete un video che è uscito, non so quando uscirà un giorno, è la stessa location, la stessa, forse anche lo stesso momento in cui lo stiamo girando insieme. Comunque questo è il mio canale, Tremabel, che ha tipo quanto in meno di iscritti, 1 miliardo in meno, però la qualità è meglio. Tremabel, un canale sempre fresco di cui fidarsi. Copio Marco Merrino? Questa è una domanda importante che chiederemo alle persone che sono in questa stanza, prima di entrare nell'argomento vero e proprio. In realtà non c'entreremo, però è titolo clickbait. Matthew! Salve, presentami. Salve. Allora, Matthew, io copio Marco Merrino. Beh, diciamo che comunque lo Grazie, stile. Matthew YouTube nel 2023, anzi, i social nel 2023. Le cose stanno evolvendo, ci sono i TikToker, ci sono io e la domanda, ma Tremabel, copia Marco Merrino? È una domanda che non ha nessun tipo di senso, secondo me, in questo momento, perché la risposta, se ve la devo dare sinceramente, è sì. Ma Tremabel è Marco Merrino? No. Questo è il punto. Cioè, io quando facevo i video anni fa, quando ho cominciato, effettivamente mi sono ispirato tanto a Marco Merrino. Ho fatto i suoi stessi video? No, sono una valida alternativa a Marco Merrino che pubblica un video all'anno e fa pure schifo. Sì! Salve. Salve. Senta, YouTube ha da 3 milioni di iscritti, ma secondo lei io copio Marco Merrino? Cosa pensi della mia ragazza Valeria? È simpatica. No, non copio Marco Merrino. Grazie. 2023. Le cose stanno. Certo, nella mia carriera ho fatto video come questi. Però si può fare uno sketch sul razzismo sui social? Non credo proprio, sai. Lo facciamo comunque. Certo. E insomma, bro, ho saputo che sei andato in discoteca ieri. Eh sì, fra, mi sono scatenato. Tremabel, un canale sempre fresco di cui fidarsi. Ma lo sai che Ciccio Gamer mi ha bloccato su Instagram? Perché? Alexa, aiutami, sono depresso, permaloso e con problemi di peso. Piacere di rivederti, Ciccio Gamer. Lista delle cose da fare per non essere famoso perché sei un coglione. Eh sì, l'ho scritto io. Scusa, cosa vuol dire non fare video di merda perché vuoi rappresentare la massa? Tra parentesi, massa di coglioni. Oh, sei Mattia Stanga. Oh, come questo! Sai che di merda non è querelabile? Sto soltanto cercando il mio posto in questo mondo e voglio trovarlo in qualche modo, a volte facendo dei cortometraggi che non si incula nessuno, a volte copiando i video del vostro caro Dexter. Ragazzi, in qualche modo devo trovare il mio posto. E come troverò il mio posto? Beh, con content creator. Di cosa sto parlando? Di un nuovo format che uscirà su questo canale e forse anche in live su Twitch o su qualche posto che chissà. Scontent Creator, che cos'è Scontent Creator? Regia, mi mandi la clip. Non riesco a fatturare con i miei contenuti da ignorante e megalomane. Bro, che succede? Sei uno youtuber fallito del cazzo. Come? Vuoi anche tu entrare in una casa di TikToker megalomani che probabilmente moriranno a 27 anni per overdose di morfina e visibilità effimera? Beh, compra il corso per Scontent Creator, un percorso di formazione che ti permetterà di diventare un vero influencer e intrattenere quel pubblico di bambini viziati con deficit dell'attenzione. Svendi il tuo culo in pochissimi step. Unisciti ad un'agenzia per fare in modo che siano loro a chiedere milioni di euro ai partner. Così non sarai tu lo spregevole accattone bastardo affamato di denaro che vuole soltanto potere e figa, ma che non potrebbe mai averla in nessun altro modo. Scontent Creator. Il contenuto è che sei un figlio di puttana. Da quando ho scoperto Scontent Creator, la mia vita è cambiata. Fanculo la dignità. E se lo acquisti prima dei 10K avrai uno sconto pari alla quantità di credibilità artistica ottenuta. Quindi zero. Scontent Creator sarà il mio show, lo show di Tremabel, in cui finalmente possiamo fare satira sul mondo del web, sul mondo dei content creator in Italia. Cosa che nessuno sta facendo e chi la sta facendo, ragazzi, la sta facendo veramente male. Ovviamente nello show saranno presenti tutti i miei amichetti, come Marco Merrino stesso, come Dexter e come tanti altri. Per cui, tante novità, tante cose incredibili da scoprire, ma adesso vi lascio, come mio solito, con un piccolo sketch che riassume il video. Ma tu Ma tu sei sei quello quello che che copia copia Marco Marco Merrino? Sì. Oppure no, decidete voi. Tremabel, un canale sempre fresco di cui fidarsi.